Tutta Santa Croce oggi piange la morte improvvisa di Giovanni Rizzo, che ieri pomeriggio ha perso la vita in sella alla propria moto. Si trovava sulla strada della cosiddetta Malavita, all'altezza dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, e stava rientrando a Santa Croce dalla città capoluogo quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è violentemente scontrato con un'auto. Per lui non c'è stato nulla da fare, la morte lo ha preso qualche secondo dopo il violento impatto. A nulla sono anche serviti i soccorsi arrivati sul posto. A bordo dell'ambulanza, i sanitari hanno potuto solo accertare il decesso avvenuto poco dopo le 19, mentre il conducente dell'altra autovettura è stato trasferito in ospedale in stato di shock. A quel punto, come da prassi, entrambi i mezzi sono stati sequestrati per permettere i rilievi e stabilire la dinamica ed eventuali responsabilità. Intanto, come accennato, adesso la comunità di Santa Croce piange un ragazzo tanto conosciuto e venuto a mancare a soli 32 anni. Giovanni Rizzo, infatti, lavorava come banconista nel reparto di ortofrutta del supermercato Conad cittadino e di recente aveva anche concluso il corso come operatore sociosanitario. Tanti gli amici su Facebook che in queste ultime ore lo hanno voluto ricordare con un messaggio d'affetto. Era un giovane gentile, una persona con il sorriso sulle labbra e dei modi gentili. Giovanni Rizzo lascia la famiglia, la fidanzata e tanto dolore tra le persone che lo conoscevano, magari anche di vista, recandosi a fare la spesa. Un tragico incidente ha colpito profondamente la nostra comunità, scrive invece su Facebook il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Di Martino. Ci stringiamo intorno alla famiglia Rizzo in questo momento di dolore immane. Ciao Giovanni, amico di tutti.